Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio della mia collezione. Oggi un pezzo, come vedete, appena arrivato dalla Disney. Cominciamo subito col dire, piccolo inciso, imballato male come al solito, in quanto c'è la scatola che contiene il prodotto che sbatte dentro la scatola di carta senza nessun niente che la tenga ferma o che la protegga dai vari urti esterni o da una compressione da peso da parte del corriere. Non gli riesce di imballare le cose come si deve. Andiamo oltre. Allora, ho già tagliato lo scotch per non fare quelle figure da gallino quando uno cerca di tirare fuori. Ok, questa è la scatola. È il momento della Bella e la Bestia e quindi il primo di due pezzi che compongono una coppia storica. Appena arrivato, togliamo il polistirolo. Ecco a voi Lumière. Guardate che spettacolo. Lumière, pesantissimo, bellissimo, veramente un pezzo. Io l'ho visto sul sito, sembrava carino. Quando è arrivato è un pezzo strepitoso. È un pezzo strepitoso perché è veramente pesante. E oltre a essere fatto veramente bene, è veramente veramente pesante. Guardate che bello, sotto in velluto. Vediamo cosa c'è scritto sotto. C'è scritto Disneyland Paris, perché questo è un pezzo del parco Disneyland Paris, o dei parchi Disney, insomma. E adesso vi faccio vedere la particolarità. Siete pronti? E ecco qua, benvenuti alla nostra festa. Stia con noi. Guardate che carine le luci, che tremolano come se fossero fiammelle. Veramente, veramente, veramente molto carino, ma soprattutto pesante, veramente un gran bel pezzo. Per la spesa di 59 euro è veramente, veramente un gran bel pezzo. Se poi trovate un momento in cui ci sono gli sconti sul sito, lo pagate anche meno, ovviamente. E quindi adesso, ovviamente, aspettiamo di riuscire a prendere il suo migliore amico, cioè Dawkins. E spero che il video vi sia piaciuto. Il pezzo è veramente splendido, poi vi rifarò vedere esposti con tutto il resto della Bella e la Bestia. Mettetevi piace, iscrivetevi al canale e riprenderò adesso a fare più video perché ho avuto un periodo in cui non sono riuscito a farli, e quindi la mia collezione continua. Ciao.